Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Scusate la mia assenza, ma ho avuto un sacco di cose da fare che voi neanche avete idea. E adesso che ho un po' di tempo libero, ho detto mi faccio le unghie perché le mie unghie fanno letteralmente schifo, come potete vedere. E nel frattempo registro un video. Per prima cosa. Sì, lo so che non è un bello spettacolo. Per prima cosa levo le pellicine. Questo è un attrezzo apposta per alzare le pellicine. Con queste forbici le taglio. Fatto questo, limo tutta l'unghia e gli do la forma che preferisco. Cioè, limo praticamente quello che ci è rimasto, perché io dovete sapere, anche se non si vede la faccia, aspettate un attimo, come mi vedo. Allora, dovete sapere ragazzi che io praticamente ho un problema, cioè che le mie unghie sono molto fragili, quindi mi si spezzano in continuazione. Ed è per questo motivo che io adesso non porto lo smalto, perché sono stata costretta a toglierlo e far riposare leggermente le mie unghie, perché se no io avrei iniziato il video proprio con lo smalto vecchio, quindi con l'acetone per toglierlo e tutto quanto, e poi avrei continuato così invece proprio senza smalto. Mo' infatti me lo rimetto, però prima l'ho sistemata queste unghie che fanno letteralmente schifo. Adesso vado a passare la prima stesura trasparente e poi prendo il rosa e faccio due strati e poi di nuovo trasparente. Adesso andrò ad applicare questo colore, che sarà il colore che ho scelto per le mie unghie. Praticamente l'ho preso dai cinesi, però era uno smalto che mi piaceva. Anche perché dei pregiudizi che ci sono, che la roba cinese non è buona. Ma io posso confermare che non è vero, perché ad esempio con questo smalto mi ci trovo bene. Poi dipende pure da cosa devi acquistare. Ma dove vado io? Vendono roba buona. Bene, ragazzi, allora, siccome a me non piace l'effetto opaco, ci passo questo, così verrà lucido. Eccomi, ragazzi. Questo è l'effetto finale. Sì, poi qua devo ancora ritoccare perché sono andata un po' fuori, ma lo farò dopo. Adesso mi sto vedendo un po' di televisione, sto facendo la pubblicità e adesso ne approfitto per salutarvi. Ciao ragazzi e ci rivediamo al prossimo video.